partecipazione nel nome e nel segno di San Nicolò Politi, patrono della città di Adrano. Questa è la giornata dedicata interamente al Santo Eremita, al programma di oggi ricchissimo, a partire da questa mattina con la messa dell'Aurora, diciamo dedicata appunto al patrono di Adrano sul sagrato dell'omonima chiesa. Poi ha preso il via la tradizionale processione per le vie cittadine con lo scrigno contenente le reliquie di San Nicolò, tantissime le persone accorse per, insomma, i cittadini devoti accorsi per partecipare come sempre con devozione a questo momento. Nel tardo pomeriggio poi la concelebrazione eucaristica sempre nella piazza omonima, e a seguire si è snodata per le vie cittadine la tradizionale processione. Sindaco, giorni intensi, Adrano è in festa, insomma, quali sono le emozioni intanto da primo cittadino? Ma oggi particolarmente, perché c'è un santo patrono adranita, un vescovo adranita che ha officiato appunto questa celebrazione, tanti fedeli, tanti devoti, è una città che si riunisce nella fede, nella devozione per migliorarsi, perché il messaggio di San Nicolò Politi Eremita è quello di aver lasciato tutto il benessere per trasmettere un messaggio di serenità, di pace, di discernimento, come ha detto il Vescovo Schillaci nella sua omelia. Adrano ha bisogno ancora di profonde riflessioni, Adrano ha bisogno certamente di discernimento, e speriamo che con l'intercessione di San Nicolò Politi riusciamo a migliorare questa comunità. Non c'è presente senza passato. Qual è il ricordo più bello di Fabio Mancuso in relazione alla festa di San Nicolò? Ma io una volta, un colpo al cuore, la volata dell'angelo, sin da quando ero bambino, dove effettivamente credevo che era un angelo. Poi col passare degli anni appunto ho vissuto ora da sindaco qual è la metodologia e qual è la passione che molti bimbi mettono, che hanno coraggio peraltro, che hanno un coraggio non indifferente. Quindi quello è il momento dove ritengo gli adraniti che abitano qua e che abitano fuori ricordano e che portano per sempre nel loro cuore. Perché è di famiglia, è devozione di famiglia, da mio nonno Salvatore, mio bisnonno, mio zio Salvatore, quindi diciamo che emozionalmente è veramente importante. Diciamo che Santa Nicola ci accompagna dappertutto, anche tipo io vivo in Belgio, ci accompagna dappertutto. Anche sei venuta apposta qui per seguire la... Sì, tutto a posto, quindi è bello. Da 3 anni che sono devoto a Santa Nicola e come sempre vengo qui a tirarlo e farlo. È una grande emozione per me tirarlo, e per l'amore anche della città e verso anche Santa Nicola. Io in primis in pratica tiro San Nicola da quando ero bambino, è stato anche una cosa che mi ha portato la mia famiglia e diciamo siamo qui da tanto. Quindi per noi San Nicola è molto importante, anche perché è il nostro patrono. E niente, è una gioia, è una gioia. In Piazza Umberto è andata in scena incantando la moltitudine di presenti e devoti la rappresentazione dal titolo Batti la roccia in laude di San Nicolò Politico. E col mio bastone percossi un grande masso dal quale scorgò l'acqua tintinnante come queste lacrime di compassione che sembrano cadere dal cielo, facendoci consapevoli della tua presenza, perché come le gocce di pioggia bagnano noi terra assetata, la tua grazia ci raggiunge e, perdonando le nostre debolezze, penetra e ristora lo spirito nostro, e troviamo consolo.
e Maria. Questo progetto è nato da un'idea di Gaetano Lamela, che ha messo su anche un team di professionisti che, lavorando fra l'altro fra 5 città diverse in tutta Europa, non solo in Italia, non solo in Sicilia, c'era anche Barcellona per esempio, ha costruito quello che vedrete fra poco. Batti la roccia, mi disse una voce divina. Lui, il santo, lo fece e l'acqua sgorgò dalla roccia. Il miracolo dell'acqua. Quindi questo è al centro di questa che potremmo definire una sorta di sacra rappresentazione multimediale. Adrano è la città delle sacre rappresentazioni. Battezza l'acqua, la nuova vita ci fa rinascere, come gridava Giovanni nel deserto. Monda e purifica, separa malvagità e innocenza, risanando cambia aspetto. Il ruscello si fa musica, la rugiada carezza materna. La pioggia stringente abbraccio, il temporale potente orchestra. Grazie Adele, oggi per te è una bellissima giornata, sono giornate importanti per tutti i cittadini di Adrano, ma per te in special modo, perché che cosa devi fare, che incarico ti è stato dato? L'angelo della volata. Senti, ma cosa, che emozioni si prova ad attraversare le vie cittadine, insieme insomma tutte le persone che guardano, cosa mi puoi dire, che emozioni provi? Un'emozione fortissima, perché tutte quelle persone che guarderò poi diventerà strano. Senti, ma oltre ad attraversare le vie cittadine, poi che cosa devi fare? Qual è esattamente il tuo ruolo? Devo dire la poesia.